Desideri coscienti e desideri inconsci, parte seconda. Cari amiche e cari amici, nel primo video ci siamo interrogati riguardo al cammino, al nostro percorso, che è un percorso per pochi, anzi per pochissimi, perché abbiamo visto che gli interessati a questo percorso sono pochi, ma quelli che poi lo intraprendono e lo portano a fondo sono pochissimi. E qui adesso continuiamo ad interrogarci sul perché molte persone che sono anche interessate al cammino spesso lo abbandonano poi. Quindi vogliamo chiarire questo, che è un po' il dilemma di ogni essere umano, che è quello di cercare la felicità nel posto sbagliato, cioè all'esterno. Ecco, vedete questa figura, no? Con le due frecce. Questa in realtà è una frammentazione interna che tutti hanno e è irrisolvibile quando non si pratica un cammino di meditazione. E allora ecco che ci si arriva a stare da soli su una panchina. Con questo senso di solitudine e di disperazione, in fondo, no? Qui vedete, ci sono le droghe, no? Alcol, tutti i rimedi esterni che si cercano, no? Alcuni dei rimedi esterni che si cercano, quelli sono rimedi estremi, no? Per cercare di riempire questo vuoto interno. E percorsi di liberazione dell'uomo sono noti fin dai tempi antichissimi, sono stati formulati in maniera diversa a seconda dei maestri, dei periodi storici, degli insegnanti. E certo io non propongo nuove soluzioni, anche perché essendo un testimone della tradizione, il vocabolo nuovo cozza con la tradizione, è antitetico alla tradizione. Il grande ossimoro è tradizione nuova, non può esserci una tradizione nuova. La tradizione è eterna, quindi soluzioni nuove sarebbero semplicemente ridicole. Neanche però voglio oppormi a soluzioni o a insegnamenti già esistenti in altre culture, come quella che vediamo nelle immagini, no? La cultura tibetana, ad esempio, che ha una sua nobile tradizione, purtroppo rovinata dall'ultimo Dalai Lama, che la sta facendo cadere in pezzi, come Papa Francesco sta mandando in pezzi la Chiesa Cattolica. Ma questo è un altro discorso. Gli insegnamenti principali, come quelli di Buddha, di Cristo, di Maometto, restano insegnamenti universali, perché sono tutti insegnamenti che in realtà hanno contenuti tradizionali. Allora, cosa mi ripropongo in questo video? Di mettere in luce alcuni degli elementi che, uno, ostacolano una vera comunicazione tra studente e allievo. E quindi evidenziare alcuni fatti che spesso, troppo spesso, vengono ignorati, oppure non vengono presi in considerazione abbastanza, ecco, diciamo così. Dunque dobbiamo capire perché in un mondo ormai così popolato sono così poche le persone che portano avanti seriamente un percorso dharmico, un percorso di meditazione. Molti iniziano, pochi praticano e di quei pochi, pochissimi lo portano fino in fondo e si realizzano. Allora dobbiamo indagare, ovviamente con tutti i nostri limiti e per quello che sono le nostre possibilità, su quali sono i motivi che rendono un determinato insegnamento efficace per alcuni casi isolati, ma non per tutti gli altri. Non voglio entrare
nel dettaglio di fattori già noti e generalmente accentuati, i soliti psicologismi, poi, no? Ah, l'influsso dell'ambiente, la colpa è della società, il problema è la crisi economica, i condizionamenti ricevuti durante l'infanzia, la scarsità di maestri autentici, no? Questo va bene, è parzialmente è vero, ma non è da ricercarsi qui il nocciolo della situazione. E anzi, dobbiamo ragionare anche sul ruolo dell'egocentrismo, dell'egoismo, dell'avidità, dell'attaccamento da un punto di vista un po' diverso dal solito. Vedete, avete visto in queste immagini, che ora vado a riproporvi, alcune cause di attaccamento, alcuni elementi, ecco, che come le due frecce ci rendono frammentari, ci portano, come in quest'altra figura, ad essere isolati a causa di questa frammentazione che ci porta in due direzioni diverse. Questo senso di solitudine, come questo ragazzo su questa panchina, no? E questa disperazione che viene dunque da questa frammentazione. E allora dobbiamo, vi dicevo, rivolgere la nostra attenzione su questa automobile rossa splendida, ad esempio, questa donna stupenda che cavalca un'altrettanto stupenda moto e tutti questi soldi che quanti di voi hanno desiderato? Molti insegnamenti, tutta la tradizione, ci dice che se l'uomo indulge nel cercare a pagamento all'esterno, in questa donna, in questa moto, in questi soldi, in questa automobile, in tutto, qualsiasi cosa sia all'esterno, in realtà la sua sofferenza aumenta. E seguire il sentiero spirituale diventa molto più difficile, perché il desiderio di piacere, di amore, di sicurezza, di qualunque cosa, sia all'esterno di noi, però, è considerato come un ostacolo enorme alla realizzazione. Ecco, guardate questa donna stupenda, no? C'è anche, non è un caso, no, che il linguaggio spesso, le frasi sono indicative, no? Ha perso la testa per una donna. Ecco qua. Ce lo dice, perdere la testa. Perdere la testa significa perdere in realtà il vero regno dei cieli che è dentro di noi. E purtroppo nel Sangha c'è anche stato chi ha perso la testa per una donna, non ha dato retta ai miei consigli di fare attenzione e ha rovinato la sua famiglia. Lui, insieme alla sua, tra virgolette, donna. Quindi la maggior parte dei maestri ci mettono in guardia contro questi appagamenti esterni. La tradizione stessa ci mette in guardia, ci dice fate attenzione o cadrete nel senso di disperazione, che necessariamente è lo sbocco di questa bellissima automobile, di questa bellissima donna, di questa bellissima moto. E di tutto ciò, di tutti questi attaccamenti che ci portano all'esterno. Quindi bisogna cominciare a dire che bisogna rivolgersi in tutt'altra direzione per cercare quell'appagamento che nessuna cosa all'esterno potrà mai turbare o mettere in discussione. Oh, perché però c'è questa avidità? Questa fotografia è bellissima, è bellissima. Soprattutto l'impersonalità di questo volto che cerca di attirare a sé tutti quelli che in realtà sono i suoi attaccamenti. Quelli sono i suoi attaccamenti. Magari in quel momento il volto che non vediamo, che adesso è oscurato, li guarda compiaciuto e non si rende conto che lui sta stringendo il suo inferno, perché l'inferno esiste. Gesù disse: il regno dei cieli è dentro di voi. Ma cari amiche e amici, anche l'inferno è dentro di voi. Fate molta attenzione. Queste sono due realtà esistenti che possono essere
entrambe superate, ma poi vedremo come. Ora, molte persone possono ascoltare l'insegnamento di Buddha, l'insegnamento di Krishna, di Maometto, di Cristo. Non è importante di chi maestro. Prendiamo ad esempio adesso la maggioranza degli studenti indiani, per esempio, no? Visto questa immagine davanti a noi, o anche buddisti, non è un problema, no? O anche cristiani, vedete queste immagini che appaiono in continuazione. Ecco, se noi prendiamo un cristiano, un buddista, un islamico, loro sicuramente concettualmente, dal punto di vista concettuale e teorico, credono in Buddha, in Cristo, in Maometto, ossia in quello che hanno detto i loro maestri, no? Il problema è che questi insegnamenti però non vengono interiorizzati, metabolizzati, quindi non, queste persone non sono toccate realmente da questi insegnamenti che sono trasformativi. Quindi questi insegnamenti influenzano la loro vita in maniera parziale, non li porteranno mai alla emancipazione, tra virgolette, ossia a una maggior comprensione e consapevolezza. Che sono gli elementi da sviluppare per penetrare nell'appagamento stabile del centro. E attenzione, come individuò benissimo Buddha, il desiderio è alla radice della sofferenza. Quindi è inutile che andiamo negli ashram, vedete, questi qui stanno bruciando nel fuoco sacro, no? Si possono bruciare degli incensi, fare il puja, in questo caso davanti a Shiva. E girare per santuari, così se poi non meditiamo, se quotidianamente non ci dedichiamo a questa ricerca interna, perché si potrà girare per 3.000 santuari, si potranno fare viaggi ogni anno a Medjugorje, ma se non c'è una metabolizzazione e una introspezione che conduce al silenzio, tutto questo sarà inutile. Grande Alag Mansur. Quando gli chiedevano, ma non vai a girare intorno alla Mecca? E lui gli diceva, la Mecca è dentro di me, e ogni volta che danzo, no? Da bravo monaco derviscio, io giro intorno alla Mecca. Verissimo questo qui. Ma molti non riescono a capire che la vera Mecca è dentro di noi, che Medjugorje è dentro di noi. E si continua a girare per templi, a viaggiare, a conoscere persone, a leggere 3.000 libri. In realtà sono tutte forme di masturbazione spirituale queste qui, se non sono accompagnate da un radicale cambiamento di vita e da una dedizione all'introspezione e al silenzio quotidiana, indipendentemente dal cammino, dal tipo di vita che si conduce, se si sta in monastero, se si sta in famiglia, se si è single, se si è sposati, questo diventa irrilevante rispetto all'essenzialità del cammino e all'essenza del cammino. Quindi è a tratti, no? Queste persone che vediamo sicuramente sono attratti dall'insegnamento dei maestri, ma quanti di loro poi mettono in pratica? Quanti comprendono ciò che realmente hanno detto i maestri? E si può comprendere solo attraverso il silenzio e la pratica. Quanti vivono realmente secondo le verità che hanno ascoltato. Il buddista sicuramente crede che il desiderio è alla radice della sofferenza, come il cristiano sa che il peccato è alla radice di ogni sofferenza, ma lo crede realmente o lo sa in superficie, lo sa mentalmente. Lo fa solamente attraverso la speculazione del pensiero, ma in realtà quella che chiamano la Buddhi nella Dvaita Vedanta, no? L'intuizione mistica non è attiva. Quindi la capacità silenziosa di ascolto del cuore non è praticata. E allora sì, si può dire che si comprende che il desiderio è la radice della sofferenza. Nello stesso tempo si continuano a desiderare piaceri, amori, amori terreni,
riconoscimenti materiali, riconoscimenti terreni che alimentano l'ego, la sicurezza derivante da tanto denaro o dall'appagamento egoico che deriva da tanta fama e così via. E il problema è questo, che poi queste persone credono nella legittimità di questi loro desideri e credono che sia normale avere questo tipo di desideri, perché tutti li hanno, non sanno che la realtà è quella che state vedendo adesso. Chaitanya Mahaprabhu che danza con le mani alzate perché si è arreso a Krishna con il suo flauto. Questa è la vera realtà, che si può riassumere in una sola parola, meditazione. Che si riassume a sua volta in un gioco di specchi in una sola altra parola, trasformazione. Allora ecco Chaitanya con le mani alzate e la resa, ecco sentire il suono delle mridanga che ci invitano a danzare con Shiva, con Krishna. Non è importante, qui c'è lo splendore di Krishna con il suo flauto, c'è la grandiosità della danza del canto di Chaitanya Mahaprabhu che incantava e mandava in estasi le persone solamente cantando con la sua voce il mantra Hare Krishna, no? Ma per noi ci sono a disposizione questi spazi infiniti che vedete in questa immagine fantastica, no? Il maestro Zen dice: giunto alla vetta, continua a salire. È questo che dobbiamo fare, perché noi apparteniamo all'universo, cari amiche e cari amici. L'universo ci appartiene perché? Perché noi siamo lo stesso universo, non siamo distinti. Ma per comprendere questo a fondo, dobbiamo dedicarci seriamente a un cammino di introspezione tutti i santi giorni e radicarci negli insegnamenti del maestro. Il tuo maestro non ti dirà mai cose diverse da quelle che ha detto Buddha, da quello che ha detto Cristo, da quello che ha detto tutti gli altri grandi momenti, maestri. E non ti tirerà fuori da questa solitudine, da questo senso di vuoto, di disperazione. Ma bisogna credere e praticare soprattutto. Praticare, mettere in pratica questi insegnamenti. Altrimenti questo senso di solitudine è come questo ragazzo che si tocca la testa, no? In uno stato di confusione, no? E di disperazione esistenziale. Continuerà. Se questo ragazzo guardasse onestamente dentro se stesso, non troverebbe alcuna ragione per credere che la felicità è al di fuori. E sarebbe appagato. Ma perché non aderisce a questa verità che l'unica vera conoscenza è nel centro? Perché questo ragazzo continua il suo dramma esistenziale? Perché alimenta il desiderio, e il desiderio è l'origine del dolore. E non può arrivare a comprendere, se non pratica, che tutti quei desideri materiali lo traggono sempre di più verso la sofferenza, sono catene, no? Continuerà a soffrire. E non comprenderà la tradizione, non comprenderà la danza di Shiva, la danza di Chaitanya, non comprenderà la gioia del silenzio, la gioia del non far nulla, del non fare nulla. Gli sarà qualcosa di incomprensibile, perché è proprio l'attaccamento al desiderio che ti renderà la vita impossibile, una vita piena di sofferenza. E allora bisogna cambiare direzione. Bisogna orientare il proprio desiderio in altri lidi, da altre parti. Bisogna capire che si è sbagliato fino a dove abbiamo ricercato, fino ad ora, no? Perché il vero desiderio è unico desiderio, deve essere il desiderio di realizzazione. Poi arriverà un giorno in cui anche quel desiderio sarà vinto. Anche quel desiderio
non ci sarà più. E allora avremo realizzato il tutto, saremo arrivati alla fine del cammino, no? Dove tutti, nel luogo indicatoci da tutti i maestri. Ma bisogna però essere molto seri. Bisogna rinunciare a tutti quegli attaccamenti materiali che ci portano all'esterno, eh? E ci danno questo senso di solitudine, come questa ragazza su questa montagna, no? Un'automobile di questo tipo, quanti lo hanno desiderata? Una splendida donna che cavalca questa splendida moto, eh? Uno può pensare che fortuna chi la ha. O tanto denaro, per cui possiamo ottenere tutto ciò che vogliamo. Eppure non ci si rende conto che tutte queste sono catene. Maya ce le fa sembrare oggetti stupendi, no? In realtà tutte queste sono gli elementi che ci incatenano al mondo di Maya, che ci incatenano in quanto alimentano il desiderio, che è benzina per la sofferenza. Il desiderio è benzina per la sofferenza. E allora ecco questo ragazzo che fissa le fisce che ha vinto, no? Ecco questo tentativo di ricercare l'appagamento in cose esterne. Questo ci impedisce di seguire un reale insegnamento. Quello che viene insegnato dai maestri contraddice le credenze fondamentali delle persone e del modo in cui interpretano il mondo, le proprie esperienze. Perché la gran parte delle persone, soprattutto in questa fine del Kali Yuga, è convinta che solamente attraverso l'appagamento dei desideri esterni può trovare la felicità. Ma anche molti che fanno anche molte letture spirituali, no? Che sono affascinati da alcuni desideri dei maestri e anche della tradizione, no? Restano però intrappolati perché continuano a inseguire questi desideri. È bella questa foto, eh? Questo ragazzo con un volto impersonale che guarda le sue fisce, e non si rende conto che quelli sono, è la somma delle sue sofferenze, delle sue future sofferenze, perché sono proprio quelli che li incateneranno. L'alternativa è un lungo lavoro interiore, sangue e sudore. E è ingenuo immaginare che uno studente possa superare l'attrattiva che danno tutti questo mondo sbrilluccicante, tutti questi desideri, solamente ragionandoci sopra. No, ci vuole una trasformazione interna. E lo studente può convincersi di questa profonda verità universale solo osservando quotidianamente i suoi desideri e soprattutto la frustrazione che ne deriva. Come queste cose bellissime che state vedendo siano in realtà catene. E finché dentro di sé si pensa che lì possa essere la felicità e si continuerà a vivere nella sofferenza e nella insoddisfazione. Quando si pensa, vabbè, ma che male faccio, no? Nel comprare gratta e vinci, che male faccio nel farmi una partitina a poker, che male faccio nel comprarmi una bella automobile, no? E in alcune di queste cose non teoricamente non c'è nessun male, magari non c'è nessuna legge che ti vieta, anzi, lo Stato incoraggia il gratta e vinci e non c'è nessuna legge che ti vieta di avere una bella donna e una bella moto. Ma non è questo che insegna la tradizione sulla natura del desiderio, lo stesso Buddha sulla natura del desiderio. I desideri creano l'amaro in bocca, alla fine creano insoddisfazione, puoi pippare tutta la cocaina che vuoi, ma ti resterà sempre l'amaro in bocca, non derivante dalla cocaina, ma da questo senso di solitudine interna, che diventerà la tua persecuzione, il tuo inferno. L'inferno e il paradiso, l'ho detto, esistono e stanno dentro di te.
Il regno dei cieli è dentro di te, ma anche l'inferno è dentro di te. Ed è questa immagine che stai vedendo in questo momento. Quello è l'inferno. Ma finché si pensa che quello sia il paradiso, non c'è via d'uscita. Non c'è via d'uscita perché non si riuscirà mai a percepire individualmente quale è il vero insegnamento. Il maestro lo sa perfettamente. Le studenti molto avanzati lo sanno perfettamente. Perché hanno cambiato, sono stati trasformati, la loro sensibilità è cambiata e sanno che tutte quelle esperienze gli lasceranno solo amaro in bocca e senso di solitudine. E gli studenti che sono all'inizio e che si limitano semplicemente a leggere, a girare per Ajra, magari sono affascinati da quei discorsi, o sono semplicemente dei superficiali che vivono il materialismo, no? Non riusciranno mai a far proprio un insegnamento profondo, perché le occupazioni quotidiane saranno rivolte altrove. Le preoccupazioni giornaliere che attireranno la sua attenzione, la orienteranno verso il mondo di Maya, il mondo della superficie. E non sarà portata questa persona ad affrontare i suoi conflitti emotivi che assorbono buona parte delle sue energie. E invece questo è il lavoro che bisogna fare, è da lì che bisogna partire con l'aiuto del maestro e del sangha. Poi un po' alla volta, allora, lo studente potrà occuparsi della natura del desiderio e potrà entrare nell'essenza dell'insegnamento tradizionale e rendersi conto che alla base di ogni sofferenza c'è un desiderio, il desiderio di qualcosa che all'esterno di noi, no? Concludo ribadendo per l'ennesima volta l'importanza del maestro e del sangha. Maestro, meditazione e sangha. Un'automobile non può essere chiamata automobile se mancano le ruote, oppure se ha le ruote ma mancano i freni, oppure se ha i freni ma manca il manubrio. Il volante, scusate. L'automobile sarà tale, può essere utilizzata solamente se ha le ruote, i freni e il volante. E così la vera conoscenza non può mancare di nessuno di questi elementi. Maestro, sangha, meditazione. Altrimenti non si andrà da nessuna parte. Si potranno ricevere degli appagamenti provvisori, spesso legate a forme di sentimentalismo, come le persone che magari girano per santuari, poi tornano a pagare, ma quell'appagamento cesserà se non è supportato da un costante contatto con il silenzio. E voglio lasciare proprio questa immagine di Gesù e del suo Sacro Cuore che spalanca le mani e ci chiama. Lui è il centro. Lui è anche Buddha, è Allah. Ma non per fare un minestrone New Age, perché tutti questi sono simboli del centro e queste braccia aperte, e il suo cuore, il suo sacro cuore, ci vuole comunicare che ci sta aspettando. Cosa aspettate? Non sprecate la vita. Il regno dei cieli è dentro di voi. Sta a voi però l'impegno e la costanza con l'aiuto del Sangha e del Maestro per stabilizzarvi nel centro, nel regno dei cieli che è dentro di voi. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.